Circa il 10-15% della popolazione soffre di emicrania, un disturbo che può avere gravi ripercussioni sulla vita quotidiana. In questo breve filmato spieghiamo esattamente cos'è l'emicrania e cosa si può fare per limitarne o persino prevenirne i sintomi. L'emicrania è una forma di cefalea. Un attacco di emicrania spesso si manifesta come mal di testa moderato, ma persistente, che si trasforma poi in un dolore pulsante e martellante, per lo più a un lato della testa. Successivamente il dolore può diffondersi al collo e alle spalle. L'attacco di emicrania può essere accompagnato da altri sintomi, come nausea, vomito e ipersensibilità alla luce intensa, ai suoni e persino agli odori. In alcuni pazienti un attacco di emicrania inizia con un'aura. Questa espressione generica indica una serie di sintomi neurologici, come bagliori luminosi, allucinazioni o altri disturbi della vista, nonché disturbi sensitivi, sintomi di paralisi o persino difficoltà di linguaggio. Solitamente l'aura scompare poco dopo il manifestarsi della cefalea, oppure a volte si accompagna alla stessa. L'esatta causa dell'emicrania è ancora oggetto di ricerche. Sappiamo che si tratta di un disturbo neurovascolare correlato a una reazione eccessiva dei vasi sanguigni nel cervello. L'emicrania è più frequente nei giovani che negli anziani e colpisce più le donne degli uomini. È inoltre di natura ereditaria. Spesso chi soffre di emicrania ha dei familiari che accusano lo stesso disturbo. Gli attacchi di emicrania possono essere provocati dal manifestarsi di situazioni o fattori specifici, per questo definiti scatenanti. Esempi di fattori scatenanti sono determinati tipi di cibo, bevande oppure condizioni ambientali. I fattori scatenanti presentano un elevato grado di individualità e variano da paziente a paziente. Per alcune persone l'emicrania può essere favorita da alcol o stress o ciclo mestruale, per altre da caffè, cioccolato oppure da un determinato odore. Se soffrite di emicrania è quindi molto importante sapere quali fattori scatenano il vostro disturbo. Poiché ogni paziente è diverso dall'altro, esistono vari modi per curare o persino prevenire l'emicrania. Per limitare l'intensità, la durata e la frequenza degli episodi emicranici, uno stile di vita regolare è fondamentale. Mangiare, dormire e fare movimento con regolarità. Molto importante è anche evitare o limitare lo stress. La persona che soffre di emicrania può inoltre appurare quali sono i fattori scatenanti del suo disturbo e imparare a prevenirli. Oltre a un'igiene corretta, per la cura dell'emicrania possono essere prescritti dei farmaci. Sono possibili trattamenti farmacologici acuti e preventivi. Un trattamento farmacologico acuto combatte il dolore direttamente nel momento in cui si manifesta. Se soffrite di più di un attacco alla settimana, il trattamento preventivo può contribuire a limitare il numero di attacchi e la loro intensità. Chiedete consiglio al vostro medico per l'approccio più idoneo alla vostra condizione.